faccio la pignatina, ecco, stavo dicendo, siamo in diretta da Instagram, io ho fatto un bel caffè. Ok, sorry. Allora, buon pomeriggio. Instagram siamo chiocciola pignatina, Facebook Tina in cucina. Allora, okay. Sì, oggi faremo due ricette per, diciamo, una pericena in terrazza, Sofia? Adesso balcone. Calmo, sul balcone, sul terrazzo. E, allora, se aspettiamo un po' che si colleghino un po' tutti e iniziamo a spiegare le nostre idee, no? Per la cena o anche per il pranzo o anche per un picnic, insomma, chi più ne ha più ne metta. Faremo una torta che è un nostro cavallo di battaglia, infatti okay. Se ce l'abbiamo anche già la ricetta possiamo? Su. Allora, è un impasto, una torta alle zucchine, un impasto però che è fatto con il vino. Qualche annetto fa, infatti se andate a vedere sul sito, sul nostro sito tinaincucina.it, c'è già la ricetta. Okay. E oggi la volevo fare in diretta Sofia con tutti i nostri okay, followers. Allora, gli ingredienti quali sono? Allora, delle zucchine prima delle di tutto. Zucchine. Delle zucchine, quante zucchine? Allora, io ho messo tre zucchine che erano abbastanza medie e le ho ripassate in padella con, guarda un po' perché che cosa c'ho oggi io qua, le cipolle di Tropea. Dolcissime. Patrimonio dell'UNESCO. Dolcissime. Allora, poi cosa abbiamo? 250 g di farina, però stavo dicendo un attimo una cosa, sì. Ho ripassato le zucchine a rondelle in padella con olio extravergine d'oliva e cipollina di Tropea, sale e pepe. Extravergine d'oliva. Brava. Poi per l'impasto ora lo andiamo subito a fare. 250 g di farina, okay. 60 ml di vino. È vino? Sì, vino bianco. No, no, è vino, fidati. 60 ml di vino bianco. Il tutto? Sì, sì. E 60 ml di olio extravergine di oliva, mi raccomando. Extravergine olive oil. E faremo questa torta, chiamatela un po' come vi piace, una torta di zucchine salata, mi raccomando. Sì, sì, va bene. Allora, un pizzichino di sale faccio io, tu inizi a girare, amore. Ok. Mamma mia. Perché questa, la particolarità di questa pasta è che è molto friabile. Mamma mia, e non vediamo il grasso che è l'olio e il vino che la rende particolarmente saporita e friabile. Vi ricordo che io darò un voto su Instagram, chiocciola pignatina. Sì. Allora, questa è la prima ricetta, poi ne abbiamo anche un'altra, ma non vi svelo di più. Poi faremo lo stacchetto, no? No, questa è la prima ricetta, dopo lo faremo. Allora, 250 g di farina zero, ma potete scegliere anche una farina integrale, semi integrale, 1, soltanto che vi regolerete, perché lo sapete che la farina integrale assorbe un po' più di liquido. In questo caso io ho utilizzato una 0, ma... Ok. Mi direi di andare con le mani. Poi, visto che l'umidità della farina non è nelle nostre case, non è sempre uguale, io adesso vi ho dato un quantitativo appunto di 250 g di farina, 60 ml di olio e 60 ml di vino. Vedi? Però se occorre ancora, io metterei ancora. Vedi? Un po' di... Sì. Posso mettere anche un pochino d'acqua? Sofia, un pochino d'acqua per sì, un po'. Sì, perché vedi, la farina non assorbe sempre... lo stesso quantitativo, sì. Questa è una cosa che dobbiamo dire perché sennò qualcuno dice ma la ricetta non è giusta, no, io dico insomma quello che io okay, vado con vai, le mani. Allora, leggi anche i nostri amici, Sofia. Allora, ciao a tutti intanto, buon pomeriggio. Come che ricetta stiamo facendo? Vai, allora, una torta che è già sul sito, una torta di zucchine salata, diciamo che è una pasta al vino, quindi sono 250 g di... ho finito già, mi vai a prendere un po' d'acqua. Allora, 250 g di farina zero, 60 ml di vino e 60 ml di olio, un pizzico di sale. Solo che stavo dicendo che la farina non assorbe sempre lo stesso quantitativo e io sto mettendo, potete mettere sia un altro po' più di vino che di acqua, io sto mettendo l'acqua, ma ok, stop. Che cosa facciamo? Facciamo l'impasto e una volta fatto il panetto lo facciamo riposare, amici, per circa un quarto d'ora nella pellicola o sotto la campana, no? Sotto la ciotola, ecco, non mi veniva ciotola. Sì. E poi abbiamo ripassato le zucchine, fai vedere, in padella con un po' di olio, cipolla di Tropea. Le mie preferite. E sale e un po' di pepe. Diciamo un po' le cipolle di Tropea, come sono? Sono buone. Buonissime, sono dolci e io le adoro in estate, quindi appena ho visto che le ho comprate subito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E le mettiamo soprattutto nell'insalata. Una perché domanda. Non pizzicano. Una domanda. Dimmi. Ma... che è sto cosa? Allora, questo qui è un tagliapizza, lo utilizzeremo tra poco per la seconda ricetta. Perché faremo dei mini croissants in français.
l'ho detto, io non mi so tenere un cecio in bocca. Vabbè, va bene. Va bene. Allora, intanto noi che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo fatto questa pizza. Questo impasto al vino, io adesso impasto un po' così mi faccio anche le braccia per l'estate, così mi faccio la prova costume e ho le braccia... Sì, magari, io mangio sempre. Le braccia forti. Eh sì, perché se impastiamo... facciamo ginnastica, no? Ah, non fa male il polso. Ecco, cos'hai fatto? L'hai sforzato un po' troppo. Aspetta. Vuoi fare un po'? Aiuto! È così, no? Che paura, scusate. Vai. Mi hai fatto spaventare. Vai, Sofia. Attenzione che adesso viene il terremoto, Piano. Piano che si smonta tutto. Ma io ho impasto così. Okay, leva il cucchiaio, per favore. Sofia, piano perché casca veramente tutto, Ascolta la mamma. Ti ricordi l'anno scorso con la cosa, con la luce? Il terremoto! Vabbè, lasciamo perdere. Io mi ricordo. Che sono. Chi si ricorda? Io mi ricordo. Sì, avevi mosso la luce e io credevo fosse il terremoto. Vabbè. Oddio, il terremoto. Sì, io poi subito, qui siamo in zona sismica e subito mi spavento. Va bene. Vabbè. Ok, abbiamo fatto questo flashback. Sì, un piccolo video. Che ci raccontate di bello? Farete anche voi questa ricetta? Io spero di sì, perché è veramente buonissima. È buonissima, io adesso... Vi ricordo che darò un botto. L'anno scorso l'abbiamo fatta, poi l'ho accantonata perché devo sempre provare cose nuove, allora... Ora, questa qui la facciamo riposare. Per quanto? A un quarto d'ora all'incirca. Però noi, altrimenti non si stende bene. Oh... Così, facciamo finta che la nostra pasta ha riposato. Quindi dopo il riposo la riprendo. Farò un po' di fatica a stenderla, ma... Quindi aspetta. Che devi fare? Allora, noi prendiamo la nostra pasta che ha già riposato. Sì, facciamo finta perché siamo in diretta, ma i nostri amici lo sanno. Sì. Allora, io me ne taglio un pochino per stenderla. Quindi questa pasta ha già riposato. Sì. E noi ne prendiamo un pezzetto e che cosa gli facciamo? La dobbiamo stendere. E prendiamo il nostro mattarello. Com'è che lo dobbiamo chiamare? Gino? Il nostro mattarello. Il mattarello Lello. Fa rima. Lello. Il nostro mattarello Lello. Sì. Allora, stendiamola. Io adesso farò un po' allora, di è nervosa. C'è Antonella. Calmati, Non essere nervosa. Vai. C'è Antonella che ci dice, ragazze, cosa stai preparando? Vai Sofia. No, lo devo dire. Tu lo sei più brava a dirlo. Allora, stiamo facendo una torta di zucchine salata con una pasta buonissima. Eccola qui, che adesso facciamo finta che ha riposato, però voi dovete farla riposare. Ha riposato almeno la pasta. 20 minuti. Pasta con 250 grammi di farina zero, ma potete farla anche con una farina integrale. Poi abbiamo messo 60/70 ml di olio extravergine d'oliva e 60/70 ml di vino bianco perché la farina non assorbe sempre la stessa quantità, quindi vi do un quantitativo, poi se ha bisogno di più acqua mettetela o vino in questo caso, poi gestite un po' voi la cosa. Ok, quindi dopo aver steso questa pasta che cosa facciamo? La riempiamo con le zucchine ripassate in padella con cipolla ritropea, sale e pepe. E pancetta. No, la pancetta non l'ho detto, ma vedi quanto sono tontina. Quindi allora, dopo andremo a farcire la nostra, chiamiamola così, pasta con delle zucchine, della pancetta e poi dopo spennelleremo con dell'uovo. Sì, la facciamo buona. Ok, io direi che questa è la cosa più buona del mondo. Sì, ma questa partiamo. Il parmigianino lo mettiamo un pochino e poi l'ho messo lì perché va anche nella fiscia. Zitta, devo stare zitta, va bene. Che cosa ci raccontate, amici? Noi siamo sempre un po' pazzoidi così, Pazzerelle. Pazzerelle. Aspetta, non mi premare le mani? Ok, aspetta. Ah, non si male. Aspetta, ma ti aiuto io. Ecco. Brava, come ti ha insegnato? Yeah! Aiuto, sempre così perché altrimenti si buca. Si buca. Io adesso non la faccio nello stampo tondo perché voglio cambiare. Ecco qua, quindi già si è fatto il buchetto. Ed io ora andrò a farcire. Cucchiaio a noi. Aspetta che volevo fare un ghirigoro pure. Facciamo un... Un ghirigoro? Sì, la volevo chiudere un po' così. Va bene. Te lo consiglio. Voi poi amici siete molto più precisi adesso perché sono emozionata. Sono in diretta e quindi faccio anche qualche gaffe. Però voi con calma a casa... Fate il bordino. Questo è troppo, non lo voglio tagliare perché poi ci voglio fare il ghirigoro.
Grazie Lole per averci inviato 75 stelle, grazie. Grazie, siete sempre molto carini, grazie. Dobbiamo fare questo incontro di cucina, amici. Vero, vero, milioni di stelle. Voglio cucinare con voi. Grazie, oh. per arrivare a un milione qui bisogna lavorare ancora. Ce la possiamo Però, fare. Dai, su, così siamo un po' insieme dal vivo, dal vivo. Darò un volto a tutti voi finalmente perché, ecco, non vi conosco. Allora, vedi questo bordino molto veloce, veloce, così, come si cosa. Però, va. Come sta va? Stava bene, ma così. Ho caldo, è arrivata l'estate. No, e tu? Ah, e tu? Come stava? Stava bene, merci, come si cosa. Ah, ok. Allora, Sofia, farcisci. Vado io. Ah, no, aspetta. Sì, 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 vai, farcisci. Posso andare? Vai. Io intanto faccio rivedere le mie cipolle di Tropea. Che buone! Ce ne vantiamo. Aiuto. No, diciamo che le cipolle di Tropea sono le più consigliate perché sono buonissime. Però no. Ma sì, ma l'Italia. Vai. L'Italia è ricca di prodotti buoni, Sofia. Anche in Umbria abbiamo la cipolla di Cannara. Molto buona. Io poi cambio, mi piace cambiare. E quindi. E voilà. E poi mettiamo la pancetta. E poi, Sofia, sì, mettila un po' te, la pancetta, un po' qui, un po' lì. E mettiamo anche un po' di parmigianino. Così, aspetta un po'. Io. No, grazie. Così. Mamma mia, che bontà. Un po' sparsa, però mettila bene, perché anche l'occhio vuole la sua parte, come dice sempre la mamma. Il nostro amico Paul Klee, che ci diceva sempre. Eh sì, anche l'occhio vuole la sua parte. Allora, così, poi vedete che diventerà croccante questa pancetta e si sposerà con le nostre zucchine. E anche la pasta sarà molto fragrante. Poi cos'altro? Aspetta, ah, il parmigianino. Lo metto io. Ce lo metti più, così. Io mi vado a lavare le mani e tolgo un po' di roba. No, che bontà, mamma. E poi volevo fare qualche grigorino, Sofia. Posso farlo? No. Come no? Va bene, sì, sì. Che cosa abbiamo qui? Una fogliolina. Io, aspetta, voglio far prima vedere. Sì, sì, sì. Io intanto. Che buona. Mettilo qui. Dite che avete fame, vero? Provate a fare questa ricetta. Ripetiamo gli ingredienti, allora. Per l'impasto 250 g di farina zero, ma potete utilizzare la farina che più vi piace. Poi abbiamo detto 60-70 ml di olio extravergine di oliva e 60-70 ml di vino. Ci regoliamo perché la farina non assorbe sempre allo stesso modo. Quindi se occorre più liquido, mettiamo più liquido. Altrimenti se l'avete fatta troppo bagnata, mettiamo un altro po' di farina. E come si chiama questa ricetta? È una pasta al vino, molto croccante. Questi profumano. Certo che profumano. E ora io vorrei fare qualche ghirigoro perché mi piace proprio. Sapete che adoro sempre decorare le crostate che sono il mio cavallo di battaglia, adoro. E poi devo fare il fiorellino e devo fare così e così. Sonia ha inviato 75 stelle. Grazie. Sonia, grazie amici. In tutto siamo arrivati a 150 stelle. Grazie mille. Che bello. Io adesso faccio la fogliolina. Ma... Poi se voi avete il fiorellino, vai Sofia, posso fare? Vai. Allora, fai così e poi ci fai lo stampino così si vede la venatura della foglia. Hai fatto benissimo. Allora, tu posizionale, dai. Tra un po' arriveremo a che fare bella, brava, la seconda ricetta e quindi a fare lo stacchetto. Stacchetto. lo stacchetto, vabbè. Insomma, siamo un po' matte, va. Ma sì, divertiamoci. Bambini, cucinate e divertitevi. Se vi piace cucinare. Se no, non faccio. No, siete liberi di scegliere. Che bella, Sofia, mi piace. Dopo falla vedere ai nostri amici, eh? Ebbene. Certo. Ho tagliato bene? Insomma. Sì, sì. Ecco, io adesso vado di fretta, però voi con molta calma. Perché vabbè, lo finiamo dopo, va bene? Vabbè, tanto guarda. Tac. Tac. Voglio fare lo stacchetto. Lo sai, Sofia, quando mi è successo? Stavo decorando una crostata, mi salta la molla. Ce ne stavo a volare. Sì, va bene, succede.
mi faccio gli attentati da sola. Bene. Vabbè, dai. Ecco, questa è rimasta qui. Vai. Ok, abbiamo quasi finito di fare. Ho preso questo stampino qua, che è a forma di foglia. Aiuto. Così. Come va? Ma che carina! Un'altra? Premi bene, se no non si taglia. Si è tagliata. Insomma, è venuta un po' così. Questo qui dopo ci facciamo. Ecco qua! Bellissima, brava Sofia. E la andiamo a cuocere. Aspetta, devo dire la cottura. No. Non ho acceso il forno, ma la cuocio dopo. Cuoce a circa 180-190 gradi per circa mezz'ora, va bene? Poi io non conosco i vostri forni, però. Insomma, ve ne accorgerete quando sarà cotta, perché dorerà un pochino e poi sarà simile alla pasta sfoglia. Ora pronti? Com'è lo stacchetto? No, non mi ricordo perché io non sono brava a ballare, sono un pezzo di legno. Va bene? No, guarda. Seconda parte. Sono capace. No, guarda. Seconda parte. Ok, vai. Non mi ricordo, seconda parte. Va bene, amici, scusate questa, dopo questa cosa, che figuraccia. Allora, seconda ricetta. Vai, seconda parte. Seconda ricetta, abbiamo bisogno di, io ce l'ho in frigo perché altrimenti poi si scaldava, perché la mia è un forno vivente. Allora, ecco perché faccio il pane, posso cuocere anche più pronto. Allora, pasta sfoglia rotonda, cari amici, perché andremo a tagliare dei cornettini. I cornetti sono triangolari, no? Aspetta, piano, perché sennò, vedi? Ce la faccio. Questa è rotonda, perché dobbiamo fare i cornettini. Ora ti faccio vedere. Oh, fresca, perché altrimenti poi la pasta sfoglia. Sì. Allora, guarda. Allora. Dove sta? Eccolo. Io adesso taglio pizza. Taglio, perché devo fare tanti cornettini, quindi facciamo prima a croce. Io adesso vado a occhio, cari amici, ma così. Tipo come se fosse un asterisco, no? Ci siamo? Viva la geometria! L'abbiamo fatto in aritmetica questo. Okay, eccoci, siamo tornate. No, perché c'è quella roba che ti esce sempre. Vabbè, ok. Sul telefono. Un aggiornamento, devi fare un aggiornamento. Ah sì, è la pubblicità. No, allora, un aggiornamento. Va bene, non ci interessa. Allora, dopo aver tagliato, riprendiamo la pasta sfoglia. Ah, dovete fare la metà della metà della metà. Eccola, guardate. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangoli. Ora, Sofia. Io ho detto la metà della metà. L'asterisco. Che cosa faccio? In padella, nelle stories, quando vi ho messo la stories, cosa ho fatto? La cipolla di Tropea l'ho stufata con sale, pepe, olio, un pochino d'acqua, ma poco, che poi l'ho fatto asciugare. E vedete? Ho cotto le mie cipolline. Cosa faccio? Ma va spennellata? Adesso va farcita questa. Allora, che cosa facciamo? Ragazzi, state qui abbiamo quindi cipolle ripassate, stufate, va bene? Cipolle di Tropea. Poi abbiamo le olive nere, perché io dovevo dare un, come si può dire, uno stacco di colore, Sofia. State tranquilli che l'uovo va dopo. Vanno bene anche le olive verdi. È vero che l'uovo va dopo, vero? L'uovo va sopra i cornetti. Va dopo l'uovo? Sì, perché dobbiamo dare un po' di colore, no? No, perché dicono che ci siamo dimenticati l'uovo. Ah, no, tranquilli. Non è vero. Ci va dopo. Ma come sono attenti i miei followers, grazie. Beh, con il forno ci credo. Bravissimi, perché voi fate bene a ricordarmelo, a ricordarcelo. Allora, io adesso, vabbè, faccio i soliti cerchietti, ma anche a pezzettini. È che non ho tirato fuori la mezzaluna, c'ho anche la mezzaluna io, Dove va ferma? La mezzaluna, perché così potevo tritare un po' tutto. Ma intanto ho usato l'uovo? Cioè... Sì, prendi un... Qua? Sì. Tanto c'era la pancetta, vabbè. Non c'era niente dentro. Così. Guardate che bello, ragazzi. Tritiamo un po' le olive. Oh, mamma, mi c'è dato... Vabbè, capito. Ok. Tagliamo le nostre olive così. E ora che facciamo? Abbiamo anche del formaggio spalmabile. Quindi cipolle ripassate, formaggio spalmabile e olive nere. Di guscio. Ecco, toglilo se ce la fai con il guscio stesso, E vabbè, capita amore, non è successo nulla. Mi sta collando tutto. Prima di tutto mi devo lavare le mani. Con il guscio stesso si toglie, se capita, aspetta. È caduto pure un'oliva. È caduto un'oliva. No, ma ci sta un'altra cosa. Aspetta, guarda, si fa così.
È l'unica soluzione, vedi? Vai, battilo con una forchetta. C'era un altro pezzettino. Pure. Allora. Eccolo lì, vado con la prendiamo, se no ci scivoliamo sopra. Aspetta, ti aiuto la mamma. Oh, bravissima, ce l'hai fatta? No. Sofia. Rompiamo un altro uovo. Da, metti lì. Io vado a prendere. Io sono bravissima proprio a fare le uova. Ma vabbè. Adesso è la diretta, è la diretta. Ma non è successo niente, sai? Perché forse tutti questi guai. No, perché l'uovo io non lo so mai fare, ma vabbè. Fossero tutti questi i guai. Ecco, me lo faccio vedere anch'io, vedete? Mi sa. No. Io lo sbatto, ma vai, sbatti lo sbatto. Vai. Allora, riprendo. Leggiamo tutti, nella tazza. Sì, perché adesso vado di fretta. Quella tazzina. Tagliamo. Allora, ora unisco le olive. Sofia, ecco se non le tagliate, ma com'è? Le olive con la cipollina, no? Io però ho sbagliato, amici, vedi, sempre la fretta. Allora, prima di tagliare la vostra pasta sfoglia, riempitela e poi la andate a tagliare. Ecco, io perché devo fare sempre la mia gaffa, no? No, ma va bene lo stesso, secondo me va bene lo stesso. Poi io metto del formaggio spalmabile. Aspetta, ti prendo un coltellino, va bene? Ma come vuoi, amore? Guarda, un coltello che... Le mani ce le pulite. Che le dammi a me? Faccio io. Allora. Al centro, solo al centro, perché altrimenti... No, solo al centro perché altrimenti va fuori. Ah, ok, così, quindi al centro e poi dopo lo spalmiamo un po' così. Perché adesso le andremo a chiudere come dei croissant. Ah, capito? Ok. Allora è buona. La ricetta è buona allora. Ma certo che sì. Ah, scherzi. Allora. Ma perché non avevo capito un po' il senso della ricetta. Non ti preoccupare, guarda. Adesso la spieghiamo meglio pure. E vi ricordo ancora che poi dopo darò un voto. Anche su questa ricetta, sì, vabbè, ricetta, che mamma mia, che bontà, secondo me. Allora, quindi abbiamo detto pasta sfoglia, rotonda possibilmente, e ci andiamo a mettere un po' di formaggio spalmabile. Di qua invece abbiamo stufato le cipolle di Tropea, abbiamo fatto un trito di olive, e poi ci va anche il parmigianino. Silenzio. Che silenzio, veramente. Quando si mangia... Ci concentriamo soprattutto nel vedere quello che facciamo. Così. Okay, voi raddoppiate le dosi adesso perché ho fatto a occhio. Ma... Questi sono dei piccoli bocconcini buonissimi. Chi piace la cipolla, altrimenti sostituitelo con un'altra verdura, amici. Io vi do un input, un'idea, però poi in base ai vostri gusti... Create la ricetta, perché anche voi siete gli autori delle ricette. Come dei piccoli pittori, dei piccoli scultori che creano delle come cose. Come Giotto. Come Giotto, fantastico Giotto, adoro. Allora, qui. Poi mettiamo dei mucchietti così, Sofia, vedi? Ah, poi sai che cosa dobbiamo fare, Sofia? Ne ho una voglia. La pizza con le cipolle. Quella la dobbiamo fare. Con le cipolle di Tropea. Che non lo facciamo. Ecco. Questo. Che bontà, che bontà. Sì. Ciao. E poi adesso col caldo si mangia fuori, sul terrazzo. E io ne sono... E come sono si chiudono? Di questa cosa. Come si chiudono? Allora, aspetta, adesso... Dammi il mignolo. Mi sono sporcata tutta, ti ringrazio, sei un amore. Allora. Sì, già lo sapevo. Ma io te lo ricordo. Aspetta, mi sa che ho capito come si fa. No? Il contrario. No, così, guarda. Allora, prima dobbiamo chiudere, così, no? Fare in modo che non esca il ripieno. Come? Cerca di arrotolare così. Ok. Già si è riscaldata la pasta sfoglia, vai. Perché qui è caldo. Chiudi bene, guarda, così chiudi bene i bordi, così non esce il ripieno. Però no, lo devi rotolare stretto. Aspetta, facciamo vedere bene, sennò poi... Perché sennò non sembra un croissant, capito? Allunghiamo un po' la punta. Vedi, dobbiamo fare così perché deve sembrare un croissant. Vedi, Sofia? Così. Dov'è? Eccola. La vedevo. Aspetta, faccio io perché sennò...
Allora, ripetiamo la ricetta. Che cosa abbiamo detto, Sofia? Che cosa ci abbiamo messo dentro? Vai. Allora, dentro per il ripieno abbiamo messo del Philadelphia, sì, vabbè, formaggio spalmabile. Pubblicità. Poi abbiamo messo della cipolla eritropea che l'abbiamo fatto soffriggere. Sì, l'abbiamo fatto stufare. Con l'olio. Con olio, sale, pepe e un pochino d'acqua, ma aspettate che asciughi l'acqua, altrimenti poi la rilascerai in cottura in forno, Poi... Questi distanziamoli un po'. Poi... Abbiamo messo delle olive nere, ma voi potete mettere tritate anche quelle verdi. Sì, quello che più mi piace, adesso perché volevo il colore. Poi li stiamo chiudendo a cornetto. Croissant. Oh, ecco che cosa ho combinato. Il croissant. Brava Tina, croissant. Sei un mito. Il croissant. Poi abbiamo rotto dell'uovo, il secondo uovo perché quell'altro. Va bene, capita, dai, in cucina ci sta. Tagliate, ok. Capita anche alla mamma, tra... E il secondo uovo è andata meglio. È andata meglio. Bene. L'abbiamo sbattuto. Per fare l'umore, basta. L'ho sbattuto. E poi dopo con un pennellino. Ecco, brava, iniziate. Io finisco di chiudere. Andremo a spennellare. Poi possiamo anche mettere dei semini se vi va, eh. Io le dico tutto. No. Sofia, il semino non mi piace. Va. Niente. Spennelliamo. Almeno sarà più croccante. E certo, anche più colorato, no? Questi si mangiano in un solo boccone, come dico io, Sofia. Accendi il forno, accendi il forno. Sì, adesso lo accendo. Che ho... Voglio... Ho tanta voglia di assaggiarli. Però prima ricordiamoci di fare la pausa per il sito, perché sennò io Bravo. Già ho mangiato e... Poi dopo dice... Devi fare anche la storia, E poi dopo diciamo, ma la foto per il sito e rimiamo con la bocca. Ecco. Allora, non vogliamo che questo accada, quindi preveniamo. Eh sì. Oggi faccio sempre così, non so perché. Come però... fai? Ecco, va bene. Perché sì. Voglio farle sembrare che tutto va bene. E infatti va tutto bene. Ma tutto va bene. E se non va bene lo facciamo andare bene lo stesso. Forse sono felice perché ci sono dei giorni di vacanza. Eh sì. Quindi... Diciamo. E poi dopo ci saranno 3 mesi di vacanze. Quindi... Sei felice che un po' ti riposi, Sofia? Mi mancherà da scuola. Ecco qua. Intanto facciamo vedere come sono cresciuto. Sì. Che buono, che buono. Allora, questi qui invece... Ma sì, anche sotto. Sì, ma dai. Allora, andranno in forno per circa 20-25 minuti, sempre a 190 gradi, anche 200, perché la pasta sfoglia vuole molto calore. Basta, Sofia, perché altrimenti poi facciamo la frittatina. Basta. La frittatella. Allora, abbiamo collato. La frittatella dobbiamo fare. La frittatella. E poi la vengono così a me, sono un po' estrosa così. Aspetta, dobbiamo pulire. Puliamo. Allora, amici. Noi oggi abbiamo fatto questa torta di zucchine rustica, abbiamo fatto questa pasta favolosa al vino, dovete provarla, adesso scriviamo anche la ricetta, e poi questi mini croissant farciti, dillo tu in francese, croissant con questo abbinamento di olive, cipolla di tropea, grazie, cipolla di tropea, grazie tropea, e poi olive nere, abbiamo detto, cipolla e formaggio spalmabile. Ah, ma non ho messo una cosa, vedi? Allora, cari amici, questo è il fiore all'occhiello. Dobbiamo mancare qualcosa. Allora, all'interno dovete mettere il curry. Dove? Fidatevi. All'interno dei cornetti, dei croissant, mettete il formaggio spalmabile e con la cipolla, le olive e il curry. Adesso lo metto sopra. Perché purtroppo ormai... No. Solo sui miei. Questi li mangio tutto io e papà. E questi sono i tuoi. Mi sa che sono proprio i miei. Ecco. Allora, mettete il curry perché è molto, molto buono. Allora, noi vi lasciamo così. Grazie anche per averci seguito anche oggi. Ho paura che cada. E nella prossima ricetta. Ci vediamo nella prossima diretta. Non ci lasciate vedere. Ok? Ah, Sofia con le cipolle in mano. Va bene, allora, un bacio cari amici. Aspetta i miei aiuti. Ok, sì. Grazie. E alla prossima ricetta. Vado a chiudere. Andiamo a cuocere adesso. A chiudere. Ah. Un abbraccio. Vi voglio bene. Povero uovo. Vabbè. Ciao.